Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat, spero che riusciate a sentirmi col rumore della pioggia che c'è. Parlerò vicino al microfono e oggi cosa andremo a fare? Ovviamente bellissima cosa che sta piovendo oggi, siamo la settimana dopo Pasqua. Sicuramente vedrete più avanti questo video, ma vi do più o meno delle tempistiche così per capire un pochettino quando sto registrando i video io. Allora, sto trapiantando adesso dei pomodori Roma, varietà Roma. Poi trapianterò anche le altre varietà, ovviamente, un po' trapianterò tutte le varietà comunque di pomodori che io ho intenzione di trapiantare. Ok? Allora, in questo video non è che ho molte cose da dire, se non anche ascoltare un po' il rumore della pioggia che ci accompagna anche su questi lavori della serra che si fanno prevalentemente quando c'è la pioggia, quando c'è un po' di brutto tempo, quando c'è un po' quel tempo che non ti viene voglia di andare sull'orto. Allora si va in serra 1 o 2 orette e si cerca di portarsi avanti con la produzione dei piantini. Il discorso che stavo facendo io, anzi che faccio io, sul discorso del trapianto dei pomodori, questi sono tutti pomodori prevalentemente da semente mia, ecco, adesso cambio vaschetta. Sono pomodori da semente mia, come stavo dicendo, e non hanno, diciamo, praticamente, possiamo dire, sono stati selezionati secondo il gusto dei pomodori, secondo la varietà che mi interessava di più tenere. Ho tenuto parecchie varietà, tipo ho tenuto un Roma, ho tenuto un pomodoro San Marzano tipo Cirio, ho tenuto il Costoluto, ho tenuto un Zebrino, il Giallo, il Nero, il Costoluto. Ho tenuto anche i pomodorini, quindi come posso dire, varietà di pomodori ne ho tenute abbastanza. Interessano riprodurre la semente, interessano portarle, cercare di portarle avanti, ecco, il meglio possibile. Poi i fattori sono sempre tanti, si riesce sempre, ecco, a fare, ecco, poi partendo da questo discorso qui, ecco, voi vedete che ora io sto prendendo semplicemente le piantine, sto prendendo quelle un po' più piccoline, quelle che secondo me sembrano anche meglio così a vista secondo me, e le sto trapiantando qui. Altro argomento che volevo parlare con voi, sempre che ovviamente mi sentiate bene col tempo, poi arriverà un video più specifico su questo argomento mio, anche magari comprerò un libro che parla di questi argomenti qua per cercare di affrontare questo discorso al meglio, essere anche io più preparato. Allora, terra qui delle vaschette, sempre stallatico sfarinato, quindi una base di materia organica e un po' di terriccio ovviamente universale. Terriccio universale circa, ho fatto circa metà e metà, ecco, quindi un vaso di terriccio universale, un vaso di stallatico sfarinato, proprio per andare anche ad aumentare un pochettino andare a aumentare anche il discorso della fertilità, ecco, del terreno, fertilità della vaschetta, quindi fare un terreno più nutrito, perché ovviamente in questa fase qua le piante hanno bisogno di mangiare per svilupparsi bene. Poi gli daremo sicuramente le concimazioni liquide, gli daremo sicuramente altre concimazioni che la pianta ci richiederà se la vediamo stressata, o per portarla in salute fino al trapianto in orto. Questo è molto importante. Ovviamente il discorso del trapianto l'avete visto come sto trapiantando io, molto semplice il discorso del trapianto, non sto facendo nulla di così complicato, anzi sto facendo molto semplice qua, così. Ecco, e quello che volevo parlarvi di argomento è, sempre che mi riuscite a sentire con la pioggia, è il discorso di andare a parlare di agricoltura sinergica con agricoltura rigenerativa. Mi darete del matto perché parlo di agricoltura sinergica, che non è un'agricoltura, non è niente, l'agricoltura sinergica non è niente, infatti sono d'accordo con voi, ve lo dico proprio così normalmente. L'agricoltura sinergica non è niente.
molto molto importante, l'agricoltura sinergica. Come stavo dicendo, non è niente, è un tipo di agricoltura che non ha nessun significato, perché non ci dice che è un'agricoltura dove vai a conservare il terreno o è un'agricoltura dove vai a trattare il terreno molto, molto, diciamo, con poche lavorazioni, eccetera, eccetera. Ecco, sono tutte agricolture dove praticamente l'agricoltura sinergica è praticamente un'agricoltura dove va a lavorare grazie alla sinergia tra le piante, ecco, che lavora, ecco, in sinergia con le piante, l'agricoltura sinergica. Ecco, e voi mi direte, perché stai parlando di agricoltura sinergica se tu reputi che l'agricoltura sinergica, tra virgolette, non vale niente? Io vi sto parlando di agricoltura sinergica proprio per dirvi di questo, proprio per farvi capire quante varietà di pomodori sto trapiantando io e che cosa potrebbero portare di beneficio a noi, ecco, come agricoltura, come mondo orticolo. E quello che sto dicendo io è che fare agricoltura sinergica non vuol dire fare l'orto sinergico, chiariamo il concetto, che secondo me è da chiarire subito, perché se noi pensiamo all'orto sinergico, che vediamo tutti quei cerchi, tutte quelle tra virgolette, quelle, come si può dire, quelle giochetti che fanno sull'orto, non è così l'orto, ecco, chiaro. Quindi l'orto sinergico, a parer mio, non esiste. Esiste l'agricoltura sinergica, che è l'agricoltura sinergica, è un'agricoltura che sfrutta, oppure che utilizza, grazie alla moltitudine di piante di diverse specie, diverse varietà, le sfrutta a vantaggio dell'agricoltura. Quindi se noi sappiamo che ne so, se noi mettiamo tipo l'insalata insieme alle cipolle, ecco, può essere una sinergia di piante. Poi bisogna capire e fare uno studio su quale sinergia sarebbe meglio, ma se noi partiamo da una base in cui facciamo una sinergia che pensiamo noi che sia giusta, questo secondo me potrebbe essere un'ottima, diciamo, potrebbe essere un'ottima sinergia. Poi un'altra sinergia buona potrebbe essere varietà diverse per la propria specie, quindi come in questo caso i pomodori, al posto di mettere una varietà sola di pomodori, mettiamo 2, 3, 4 varietà, poi meno quantità, però più varietà. Ecco, questo voglio dire. E quindi l'agricoltura sinergica è una cosa che mi sta un pochettino, non dico appassionando, ma mi sta facendo capire di fare un orto più variegato possibile, ecco. Quindi secondo la mia esperienza, un orto più variegato potrebbe anche darci più risultati. Può anche dire, ma dato che noi abbiamo fatto l'agricoltura, dato che noi pratichiamo un po' l'agricoltura sinergica e quindi pratichiamo la sinergia tra le piante, quindi mettiamo piante diverse, anche fiori in mezzo al nostro orto, che possono interagire con le nostre piante, possono interagire con gli insetti, quindi gli insetti si fermano sui fiori, poi passano sui nostri ortaggi e quindi praticamente possiamo averne vantaggio noi di tutto quello che piantiamo all'interno dell'orto, quindi fiori e piante, eccetera, eccetera, possiamo averne vantaggio noi. E allora piantiamo più varietà possibili, piantiamo fiori, piantiamo ortaggi diversi, piantiamo piante che magari anche avranno un raccolto un po' minore, ma che potranno interagire con gli insetti impollinatori e soprattutto con le altre varietà che noi piantiamo sull'orto, so io. E quindi a merito di questo dico anche, ma perché non andiamo a parlare di agricoltura sinergica e agricoltura rigenerativa insieme sullo stesso orto? Una bella idea questa, secondo me. Quindi agricoltura rigenerativa, che ovviamente è un parolone gigantesco che non ha nessun significato se detta così a caso, bisogna metterla in pratica pian pianino, anno dopo anno, con le materie che si hanno e con le risorse che si hanno. Tipo, faccio esempio, la sinergia potremmo farla col sovescio, potremmo farla con il compost, potremmo farla con le pacciamature, potremmo farla con l'etame, potremmo farlo con tutto quello che uno a disposizione oppure riesce a reperire nella zona al miglior prezzo. Ecco, non è che per fare agricoltura rigenerativa bisogna andare a comprare l'humus lombrico, spendere 5.000 euro per farsi l'orto, no. Anno dopo anno riusciamo a produrci il nostro compost, riusciamo ad avere
e il nostro compost, riusciamo a produrre, a fare le pacciamature, riusciamo a fare il sovescio, perché magari anno dopo anno ci viene bene il sovescio, quindi riusciamo a gestire meglio anche la rotazione colturale, quindi riuscire ad avere il terreno che mai dove sta fermo, al posto di lasciarlo fermo mettiamo il sovescio, magari invernale. Quindi agricoltura rigenerativa, a parer mio, è un'agricoltura che sfrutta la rigenerazione del terreno, sfrutta tutte le sostanze che noi abbiamo la possibilità di portare sul terreno per rigenerarle. Poi logicamente sfrutta anche tecniche rigenerative che possono essere, diciamo, lavorare un po' meno il terreno, come fare una fresatura in meno, oppure usare forca vanga, oppure usare attrezzi che magari vanno a lesionare meno il terreno, come magari un ripuntatore che magari va a lavorare in profondità il terreno senza girarlo, e poi una leggera fresata in superficie interrando letame, compost e pacciamando il terreno per mantenerlo il terreno sempre vivo. Ecco, far riportare le tecniche rigenerative o tecniche, diciamo, di conservazione del nostro terreno, e quindi andare a coltivare le nostre piante ma nello stesso tempo rigenerare il suolo, quindi nello stesso tempo dargli da mangiare al suolo e non dare da mangiare solo alla pianta con il nostro sacchettino di concime che non serve a un merito niente, ma bisogna dare da mangiare al terreno, non dare da mangiare alla nostra piantina. Se il terreno sta bene avremo degli ottimi raccolti, se il terreno sta male avremo dei raccolti pessimi. E mi fido in maniera di agricoltura conservativa, anche perché conservare i suoli non vuol dire non fare l'orto, conservare i suoli vuol dire trattarli bene e soprattutto metterci pacciamature, metterci sovesci, metterci concimazioni sempre più organiche, concimazioni vive che hanno possibilità di rendere il nostro terreno vivo, e non come fanno nelle grandi agricolture intensive di trasformare i nostri terreni poveri che non hanno più vita, perché se un terreno non ha più vita, ricordiamoci bene che l'orto non verrà. Detto questo, farò sicuramente un video sulle agricolture sinergiche, le agricolture rigenerative o altre cose, farò sicuramente vedere, le sto sperimentando anch'io, qualche tecnica, qualcosa che mi possa far fare il mio orto in maniera più consapevole, quindi in maniera di sfruttare ancora meno il suolo, ma per il resto penso di aver detto un pochettino i concetti principali, penso di averli toccati un po' tutti. Ecco, poi ne parleremo bene in un altro video. Ora io vado avanti a trapiantare i pomodori molto belli, trapianto i pomodori. Una volta che ho finito di trapiantare i pomodori, che ho finito di fare questi, faccio le altre varietà un po' alla volta, trapianto i pomodori. Ecco, niente, pioggia eccezionale che ci aiuterà a ricaricare i nostri terreni, le nostre falde acquifere. E niente, dopo aver finito tutto, buoni trapianti anche a voi.